Lo stacco, Illinois difende la corda mentre c'è la rottura di Fort Kelly Park. Ergerson ripiega la scia di Illinois mentre all'arco attacca Inter, ok, poi alla corda si sistema anche Ismus FP a precedere Inter Griffi, gol di Poggio. I 200 iniziali di Illinois passati in 13-7, Inter ok, prova a sistemarsi in corda, Ergerson cerca di ricucire il gap per evitare la manovra Inter, ma poi finisce con lo sbagliare. E così, di galoppo Elgers All, Inter ok, scende in seconda posizione davanti a Ismus FP, poi Elgers rimesso ancora in Petogriff, i gol di Poggio. All'esterno Gianco MP si porta presso Gleno Day che sbaglia. La rottura di Gleno, intanto 29.400 e 45 scarso per i primi 600 metri, siamo al passaggio di fronte al comune, il nostro vantaggio di rincalzo Inter ok, all'esterno Elgers All, poi Ismus FP, al largo Gianco NP, ancora impeto briscono all'esterno i gol di Poggio, primo giro in 1-1 scarso. E i cavalli che vanno ora ad affrontare la penultima curva con Illinois che ha tirato il remo in barca e cerca ora ancora di attendere il momento migliore per l'allungo. Il chilometro se ne va sul piede dell'1:16:30 sulla retta opposta alle tribune, Illinois in vantaggio, Elgers al largo, in corda Inter ok, a centropista scatta i gol di Poggio, intanto Illinois cambia ritmo, la retta opposta per la femmina in 14:09, in bocca alla curva finale, Illinois, Inter ok, Elgers all'esterno, poi Ismus FP, ancora Gianco e Idol, al termine della piegata conclusiva, Illinois al comando, 14:09 la retta di là, 13:07 la curva finale, Illinois entra in netto vantaggio in retta di arrivo, poi Inter ok, Elgersol, Ismus FP, Illinois di dentro Inter, al largo Elgers sul palo, Illinois, poi Elgers.